Buonasera a tutti e buonasera ASL di Vercelli, tutto bene? Perché oggi il tema di cui vi voglio parlare è appunto, scusate che controllo il volume, la vicenda che riguarda l'indagine che riguarda l'azienda sanitaria di Vercelli. Allora, qualche tempo fa uscì una notizia che riguardava il primario del pronto soccorso, che è una donna, che è stata indagata perché il primario del pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli è stata coinvolta nell'inchiesta sulla morte di 5 anziani affetti da Covid, perché praticamente era stato deciso che nonostante ci fosse un posto letto nel reparto, 5 anziani non sono stati ricoverati. Perché? Perché si voleva tenere il posto per una persona giovane. Quindi, 3 medici si rifiutarono di ricoverare all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli 5 anziani che presentavano sintomi da coronavirus e nel giro di una settimana morirono tutti. E nell'ospedale era meglio tenere questo posto per una persona giovane. La procura intende verificare se sia andata effettivamente così e come si è arrivati a questa scelta, che è costata la vita a 5 persone, riportano i giornali. Oltretutto, questa dottoressa, questo primario, poi era candidata alle elezioni comunali, bla bla bla, ma questo non ci interessa, anche se io credo che i medici non dovrebbero avere schieramenti politici così evidenti. Quindi, se questa notizia era del 17 di maggio, oggi viene superata dalla notizia invece del direttore generale di Vercelli. Un attimo che si sta aprendo qui la pagina. Morti nell'RSA, indagata anche la direttrice dell'ASL Vercelli, Chiara Serpieri. La notizia è del 30 giugno, che è quindi oggi. C'è anche il nome di Chiara Serpieri, direttore generale dell'ASL di Vercelli, tra gli indagati iscritti nel registro dell'inchiesta, nel registro degli indagati nell'inchiesta sui fatti avvenuti nella casa di riposo di Piazza Mazzini. In poco più di un mese, a partire dallo scorso marzo, i decessi all'interno della struttura furono 44. I tamponi certificarono poi la positività al Covid di oltre la metà degli ospiti della casa di riposo. L'ipotesi di reato su cui la procura di Vercelli lavora nei confronti del direttore generale dell'ASL ha due profili. Uno riguarda le comunicazioni con le RSA di Piazza Mazzini e l'altro la commissione di vigilanza ASL inviata nella struttura. Sotto la lente di ingrandimento del sostituto procuratore Davide Pretti, titolare del fascicolo, le tempistiche di comunicazioni dell'ASL e l'attivazione della commissione. In entrambi i casi sarebbero avvenute in ritardo. Negli scorsi mesi, con un perito informatico della procura, gli investigatori avevano sequestrato tutta la corrispondenza tra casa di riposo e ASL, acquisendo le mail dai computer di entrambe le parti. Alberto Cottini, direttore della casa di riposo, secondo gli inquirenti, aveva chiesto aiuto all'ASL. Non arrivò mai nessuna risposta. Cottini fu però convocato ad una riunione all'ASL, troppo tardi, secondo la procura, che ha emesso l'avviso di garanzia e il decreto di perquisizione nei confronti di Chiara Serpieri. Alla direttrice dell'azienda sanitaria è stato sequestrato il telefono. Gli altri due iscritti sono Alberto Cottini e la direttrice sanitaria della casa di riposo. Dopo devo dirvi una cosa, ma perché non è finita qua? C'è il terzo articolo di oggi di cui vi voglio dare così un flash, che è la corruzione nella sanità piemontese, 19 indagati, e questo così per farvi capire un attimo come stiamo combinati. Corruzione nella sanità piemontese, 19 indagati, l'operazione si chiama Molosso, GDF in ospedali, ASL abitazioni private, GDF Guardia di Finanza. Anche questa è una notizia del 5 di giugno, quindi qualche un mese fa, insomma, però non l'avevo ancora letta, allora oggi è
così una panoramica del Piemonte, turbativa d'asta e corruzione sono i reati ipotizzati nell'operazione Molosso che ha portato la Guardia di Finanza a perquisire una trentina tra ospedali, ASL, aziende e abitazioni private, interrotto secondo l'accusa un malcostume diffuso fatto di gare d'appalto truccate e ipotesi di corruzione all'interno della sanità piemontese. Indagate 19 persone, 5 società, sono stati sequestrati conti correnti riconducibili a tangenti ricevute da un indagato. Ipotizzati danni al Servizio Sanitario Nazionale a vantaggio di un'azienda torinese e di una multinazionale veneta, leader nella fornitura di prodotti e apparecchiature mediche. Nel mirino alcuni appalti per la fornitura di camici e divise per medici e infermieri stilati per l'accusa per favorire la multinazionale. All'ospedale di Alessandria le indagini avrebbero individuato la corruzione di un coordinatore infermieristico, membro della commissione per l'appalto di prodotti e apparecchiature chemioterapiche, favorendo una specifica società. Welcome to Italy al tempo del coronavirus. Ma l'ultima cosa che vi voglio dire, perché questa è una corona stampa giudiziaria, è invece un altro, ci spostiamo in Lombardia ed è 30 giugno 2020, quindi oggi ore 15, Milano, virgola, truffa farmaci, due punti tra gli 11 indagati, anche ex AD San Raffaele. Il nucleo di polizia finanziaria della GDF di Milano, tra l'altro io saluto tutti i finanzieri, io ho grandissima stima per la Guardia di Finanza, ho sempre avuto delle ottime esperienze e quindi sono, insomma, voglio dare il mio sostegno pubblico alla GDF perché lo merita. Ha notificato a 11 persone l'avviso di conclusione indagini firmate dal PM Paolo Storari su una truffa alla Regione Lombardia, ma io faccio il sorrisino per non piangere, attraverso la vendita di farmaci da oltre 10 milioni. Tra gli indagati anche l'attuale presidente di SNAM, Nicola Bedin, all'epoca AD pro tempore dell'ospedale San Raffaele, controllato dal gruppo San Donato. Gruppo San Donato che, lasciatemelo dire, però insomma, non è la prima volta che finisce sotto i riflettori o con dei 415 bis, quindi con delle chiusure indagini, insomma. Per cui, insomma, questo è il Nord-Ovest. Benvenuti a Nord-Ovest e insomma, vi terrò aggiornati su tutte queste vicende. Trovo che sia molto importante andare a capire se effettivamente il primario dell'ospedale di Vercelli ha rifiutato dei ricoveri per decidere a chi dare il letto, perché sarebbe quanto mai disdicevole come condotta. Ovviamente vanno fatte le indagini, le accuse vanno dimostrate. E anche per quanto riguarda il direttore generale della ASL e quindi queste indagini in corso per capire la gestione dell'RSA e del rapporto tra RSA e azienda, è qualcosa di molto delicato, anche perché vi ricordo che il caso di Gaia Contini riguarda la Maugeri di Veruno, quindi siamo sempre a nord-ovest, insomma. Quindi, secondo me, come ho sempre detto, sarà la magistratura che ci permetterà di ricostruire passo passo quello che è successo. Poi, se tutti sono innocenti, tanto meglio. Vedremo. Arrivederci.